Lunedì sera 8 aprile prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria. Dopo gli ultimi 3 anni condotti da Ilaria Blasi, Luxuria leva lo scettro alla regina di Roma. Come l'avrà presa l'ex moglie di Totti? Scopriamolo insieme. Già da qualche mese circolavano insistenti le voci di una possibile conduzione affidata a Luxuria. A confermare la notizia ci ha pensato niente di meno che Pier Silvio Berlusconi in persona, definendola anche una persona sensibile e di fiducia, che lavora da tanti anni a Mediaset ed ha grande esperienza in TV. Dopo aver partecipato come concorrente, opinionista e inviata nonché essere stata la vincitrice dell'Isola dei Famosi, Vladimir vestirà quest'anno delle nuove vesti, quelle di conduttrice del Survival Game. La presentatrice foggiana classe 1965, attivista LGBT+ ed ex politica, conosce alla perfezione i meccanismi della trasmissione avendo partecipato al programma per 2 anni come opinionista e avendo anche vissuto sull'isola come naufraga. Sarà sicuramente la carta vincente e con lei al timone la trasmissione promette di fare grandi numeri ed ascolti record quest'anno. Viene da chiedersi come l'ha presa l'ex conduttrice bionda dell'Isola dei Famosi, ossia la bionda Ilaria Blasi. Siete curiosi di scoprirlo? Ilaria Blasi spodestata da Vladimir Luxuria. Subito dopo aver ottenuto l'incarico e quindi essere diventata ufficialmente la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi, Luxuria ha condiviso la sua felicità con gli ex conduttori del programma. Tutti si sono complimentati con lei di vero cuore e sono rimasti entusiasti del suo nuovo ruolo. Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l'isola. Ho sentito Simona, Nicola, Alessia, Ilari, la felicità è bella se condivisa, ha rivelato. Dunque nessun astio da parte dell'ex moglie di Ilaria Blasi, nonostante ci siano state buone probabilità nei mesi scorsi che fosse confermata per la 4ª volta al timone del programma. Ci vuole senza dubbio una ventata di novità e una nuova brillante, carismatica ed energica conduttrice. Ad affiancare Luxuria ci saranno in studio Dario Maltese e Sonia Bruganelli, mentre come inviata sull'Isola dei Naufragi quest'anno avremo in diretta dall'Honduras Elenoir Casalegno. Si promette un'edizione scoppiettante, senza ombra di dubbio. Dai concorrenti, come Valentina Vezzali e Joe Bastianic, ai conduttori, tutto è stato studiato nei minimi particolari per far funzionare il programma ed avere record di share. A chi in maniera critica ed offensiva ha detto a Luxuria di essere stata scelta come conduttrice solo in quanto donna trans, lei ha replicato dicendo che è stata scelta per merito e per la sua conoscenza delle dinamiche del gioco e del programma. Certo sarà la prima conduttrice trans di un programma importante in onda in prima serata su Canale 5.